Salve a tutti, siamo qua oggi con la signora Valerie Luisa che ci parlerà delle vicende della Seconda Guerra Mondiale. Ho dovuto nascondere la macchina da cucire perché stavo cucendo e allora ho dovuto fare un rifugio, abbiamo fatto e abbiamo nascosto un po' di roba al dentro e ci stava anche la gente, anche quasi 30 persone nel rifugio Lei era con la sua famiglia oppure era sola? eravamo. Ero io e mio padre, perché mia madre è morta, avevo 4 anni. E altra gente c'era lì vicino, tutti quelli vicini. E in questo rifugio eravamo una trentina tra la roba, tra maschi, femmine, tutti. Al mattino presto, devo seguitare, al mattino presto c'era da noi, nella famiglia, attaccata a noi, un'altra famiglia. E c'era un ragazzetto di 14 anni e diceva: Luisa, io ho paura. Ma cosa hai paura? Di cosa hai paura? Siamo qui sotto. No, io sento i bombardamenti, io sento un rumore grosso. Sono qui vicini, ci vengono a prendere. Ma chi ci viene a prendere? Faccio. Erano invece i carri armati. Quelli con i blusotti, con le motociclette, che avevano i guanti così. E c'era una strada, eravamo in campagna, da attraversare. Da questa strada si attraversava, ma c'erano i fili spinati. Allora loro attraversavano quei fili, tutto. Ha capito? Erano quelle moto che tagliavano dove passavano, ti trinciavano tutti, trinciavano quel che vedevano per passare al di là. Questo era in campagna, in una casa. C'era la mia casa, l'altra di là, questa strada che passavano questi, e c'era la campagna che passavano questi, dopo andavano per la strada di loro. Però a noi non ci hanno fatto niente, questi. A nessuno. Hanno fatto i disastri da chi non c'aveva, chi era nel rifugio e chi non aveva la copertina abbastanza sopra, il tetto, mettiamo. Io non c'ho il tetto. Allora sono morti. E quegli altri sotto i rifugi non sono morti nessuno, capito? Poi pian piano siamo usciti da questo buco perché non si poteva più stare. Allora io prendo mia cugina, abitava lì vicino, andiamo qui. Dice: la mucca tua ha fatto il latte, c'è il latte, andiamo a bere il latte almeno. Era distante da qui andare in fondo. Per la strada camminiamo un po', tutto un tratto, un bramboato. Ci sembrava che ci avesse sprofondato tutte e due. Abbiamo avuto una paura del 90, proprio una bomba lì vicina. Una paura che la ricordo quello. E dopo è passato così, passato che andavano avanti i tedeschi, andavano avanti tedeschi, italiani, tutte le lì c'era qualità, c'erano fascisti, tutte le razze, c'erano i fascisti che cercavano gli italiani per prenderli, che c'erano distanti campi di concentramento. Gli italiani avevano fatto i campi di concentramento e così c'erano delle donne specialmente che avevano i biglietti per portare dove erano questi rifugiati, diciamo, italiani, per poterli beccare, poterli uccidere. E ce ne sono stati molti questi casi che sono morti tedeschi, italiani. Ha fatto le stragi in montagna.
di questi, almeno che so io. C'era una, questa qui vicino a noi, è morta giovane perché portava i biglietti a questi partigiani, portava i biglietti. Pian piano, dopo tanto tempo, l'hanno presa, portata qua, verso Rimini, gli hanno dato il bastonato, hanno detto bastonato, poi è morta di malattia, sempre. Non si è saputo preciso, aveva 25 anni, 26, così. La gente che lavoro faceva, ma soprattutto lei che lavoro faceva? Una sarta un po'. Poi bisognava tornare a Fano, rifinirsi per fare la sarta quella volta. Allora ho trovato una parente e sono rimasta lì da questa parente a Fano. A questa famiglia che facevano tutte le sarte e lavoravano. E sì, io lavoravo. Allora nel frattempo io e la madre di queste ragazze andavo giù, dice vogliamo andare in città stamattina, senti che rivoluzione, cosa faranno? E tanto non ci spareranno. La, al caserma, l'avevano, al caserma Paolini lì, l'avevano spalancata tutta, le porte butta giù tutto, tutte le finestre, tutti i materassi fuori, i materassi, le mucche del lenzuolo, non vi dico, tutti nella strada, la roba che faceva piangere a vedere. Fatto un disastro. Poi siamo venuti via dalla paura. E lei dove rimase? Fano oppure Serrungarina? Sono ritornata su a casa. Questo di prima che ho contato era il rifugio, questo di prima. Sono stata dopo con mio padre nel rifugio dove lui lavoricchiava da falegname e io facevo quel che potevo e la macchina non ce l'avevo, allora cucivo a mano quel che potevo. Finché non sono ritornato dopo, sul tardi, a Fano, dopo questo da grande. Dunque, in Italia sono nati questa mattina tre gemelli. Ah, che bella novità, dice. Bella, come no? Dice, come questi bambini, chi sono? Sono maschi, femmini, come sono? Dice, i bambini sono tre. Dice, uno si chiama Benito, dice, e uno si chiama Italia, e uno... Vittoria. Aspetta. Vittoria. Uno Vittorio, uno Benito, e la bambina si chiama Italia. Ma piangono, piangono molto, ma non c'hanno da mangiare. E gliele danno, ma sono cattivi, piangono molto. Ma solo che uno dice, uno Vittorio piange sempre. La bambina Italia piange e Benito succhia tutto. Dice. Ce lo dici? Ah, ci giocavano. C'era uno che raffinava, era bravo da tagliare, da fare i gingilli, faceva tutto i gingilli, faceva i giochini all'infuori del lavoro, all'infuori qualche mezz'ora, faceva dei giochi, tutto faceva, ritagliava tutti i pezzettini di legno. Io ci ho fatto le camicette, quella me l'aveva mandata la mia zia dall'America, erano le stoffe dei paracaduti, era bella, bella stoffa. Ho fatto i vestiti anche da sposa. Erano tempi, quel che c'era si faceva, ci si cercava a racimolare. Da mangiare era difficile da trovare? Si mangiava la roba di casa, patate, fagioli, quel che trovai in campagna.
c'era chi avevano molti soldi, allora si pagava a mercato nero, c'era il mercato nero, dicevano. Chi veniva dalle città che c'avevano, compravano tutto, perché c'avevano soldi e compravano il pane, so quanto pagavano solo il pane. Chi c'aveva, se no, si mangiava la frutta. Allora andavi nel campo, mangiavi un po' di frutta, arrangiavi, patate, fagioli, l'insalata, si andava avanti così. Eh Si accontentava. sì, c'è la canzone, avevano ritrovata. E cosa si mangia ogni dì? Due patate, una cipolla e un pomodoro, così ogni dì, sempre così. Ho cominciato un prurito, cosa faccio? Faccio così, boh, l'acqua. Vado sotto l'acqua, sempre peggio. Cos'è, 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 non è. Dappertutto non potevo più. Vado in farmacia, per andare in farmacia da me ci voleva mezz'ora per trovare la farmacia. Mezz'ora, camminare mezz'ora, poi per le accorciatoie, le strade di campagna, se no arrivavo più tardi. Vado in farmacia. Mi ha detto il farmacista, mi dispiace di dirglielo, ma lei, signorina, c'ha la scabbia, la scabbia. Ho paura, non l'ho mai sentita. Purtroppo è quella. Ma dove era? Dove l'ha presa? Dove l'ho presa? Non lo so. Era nel rifugio, non lo so. Chi ce l'aveva? Boh, nessuno ha detto mai niente. Io l'ho presa. Dopo è durato una quarantina di giorni sempre a far bollire la roba, a bollire i vestiti per mandarla via. Mai, io non l'avevo mai sentito dire. Eppure mi ha attaccato a me. Si vede che qualcuno ce l'aveva, l'ha trasmessa. O la paglia, c'era il rifugio alla paglia, può darsi. E lo sai, di notte non siamo usciti quando bombardavano. Io di notte sì. Era quasi notte quando siamo andati oltre con la famiglia di là. Ho detto al marito: andiamo, fuggiamo, è ora di entrare, che qui ci bruciano tutti. Ma si vedeva un gran chiarore, grosso, un bel po' si vedeva. E dopo si sentiva sempre boom, boom, tutta la notte. Boom, boom, boom. Ma poi ha durato tutta l'altra notte a fare sempre boom, boom, boom. Dal Monte Maggiore sparavano, allora faceva il bombo, il qua, faceva l'eco, la notte non si dormiva. E i primi giorni che diceva la guerra, strillavano, passano i tedeschi, bruciano. Tutta una volta io ero lì davanti a casa, vedo un tedesco, mi fa buongiorno, buongiorno. Si può, casa sua. Questa, sì, io dico. Dove arriva? È tutta qui, metà mia, metà dell'altra famiglia. Ah, posso? Perché c'erano dei scalini per andare su. Vado avanti. Quel c'aveva una rivoltella, aveva capolavora. Vado avanti, poi mi segua, ha detto. Due che mi diceva per far vedere tutte le camere, io quasi non aveva. Seguo, vabbè, arriva la camera, guarda tutte le camere in alto, dappertutto, e dice: qui non va bene il posto. Io ho detto: niente. Allora torniamo indietro, torniamo indietro, giù. Sono passato per le scale, lui avanti, lui anzi mi ha detto dove andare avanti io, ai raggettini. E mi ha detto, qui la casa è buona, ma però stai attenta che fra giorni arriveranno i grandi bombardamenti. Lì da noi c'erano delle camerette sotto, una cameretta che faceva un arco, però c'era tutto il muro
come di pietra quel muro, faceva un arco. Mi ha detto: tu, quando senti a bombardare, stai lì sotto che ti salvi. Mi ha detto: arrivederci e auguri. Dopo sono ripassati alla sera, no, quello, altri sono ripassati con i telefoni. Ha messo questo apparecchio, l'ha messo nel campo di quell'altro, nel campo, e tutta la notte si sentiva sempre che telefonavano, autun, autun, autun. Tutta la notte hanno fatto sempre sta scena. Noi non toccato a nessuno, noi senza luce, tutti con la candela. E poi dopo tutta la notte, autun, autun, ma non rispondevano. Si vede che erano lontani, oppure non si sa. E al mattino non avevo visto più nessuno, né quelli. Si vede che sono partiti, non rispondevano. Si vede che erano da un'altra parte, o che erano fuggiti già. Non è che non si muoveva uno. Si andava a ballare, c'era a Cartaceto il paese, c'era un teatrino e lì si ballava. Venivano tutti, militari, tutti. C'era perfino gli australiani qua. Come vestivano poi? C'avevano le capanne, no? In campagna, la capanna. Allora. E prendevano uno con una fisarmonica, vieni a suonare noi stasera, sì, andiamo, via. Partivano, dicevano, sai che ballano lì? Ah sì, andiamo, andiamo. Mica piangeva, si piangeva, piangeva più nessuno. Oramai, hai capito, si erano buttati, no, non è che eravamo contenti, ma giusto per passare. Un po' a Hitler dell'Italia, gli italiani non sanno fare, non sanno cucinare. L'unica cosa che ho mangiato in Italia erano i tagliolini con i pomodori, se no non mi è piaciuta nessun'altra roba. Non le piaceva il nostro mangiare, mangiava a casa sua. L'Italia era per lui. Era brutto perché era aggregata con i vescovi, i papi, tutta quella roba lì per cosa fare in Italia, diceva. Ma perché Mussolini chiedeva loro? Il canale di Suez, come andava in una bici, con che cosa? Loro laggiù hanno fatto passare, ma con loro si passava, no con i soldi, loro volevano. Se no, non si passava. In paese, i fascisti hanno mai menato qualcuno? Hanno bastonato a chi è che sapevano che non gli davano l'olio di ricino, li purgavano, troppi ne facevano. C'era chi festeggiava, chi un po' di tutto, c'era chi festeggiava. Ma voglia, montavano su quelle ragazze, si vedeva, c'avevamo quella volta noi che il televisore più vecchio, no? Si vedeva che le ragazze montavano su quelle camionette, quelle giovanette, tra questi militari che scorazzavano per Roma. Ringraziamo la signora Valeri Luisa per questa interessante intervista che ci ha fatto ricordare alcuni avvenimenti del passato che non possiamo trovare nei libri di storia.